tutti e bentornati nel mio canale YouTube. Mi avete chiesto dei fiorellini da applicare a cappellini o borse. Io sto realizzando una borsa e ho preparato queste applicazioni. Questo fiore ha tre strati. Questo l'ho realizzato con la lana, semplice lana acrilica, mentre questi li ho realizzati con il cotone. Il cotone fiocco, esattamente. Uncinetto numero 3. Utilizzerete l'ago da lana per nascondere il filo e la forbice. Le perle, queste sono da 10 mm. Questo è bianco e questo è lilla. Bene, se volete realizzarli anche voi, seguite il progetto. Cappietto e 1, 2, 3, 4, 5 catenelle. Chiudo a cerchio. Una catenella, entro nel cerchio e lavoro a maglia bassa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tiro un pochino il filo, chiudo con una maglia bassissima. Una catenella e ora procedo nuovamente a lavorare altre maglie basse sempre nel cerchio, quindi continuo con il conteggio. 11, 12, 13, 14, 15, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 e proseguo fino a 50. Ho lavorato le 50 maglie basse. Ora, contando i punti, qui sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Quindi abbiamo 15 punti a disposizione. Quindi prima entro e chiudo il giro, poi lavoro 3 catenelle, ne salto 1, 2, vado nella terza e lavoro una maglia bassa, 3 catenelle, ne salto 1, 2, vado nella terza e lavoro una maglia bassa, 3 catenelle, 1, 2, entro nella terza e lavoro una maglia bassa, 3 catenelle, salto 1, 2, vado nella terza e lavoro la maglia bassa, 1, 2, 3 catenelle e mi ricongiungo qui col primo foro che ho fatto. E in tutto ne ho 1, 2, 3, 4, 5 fori. Così. Ora mi trovo già in questo foro. Quindi lavoro una catenella e 8 maglie alte. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7 e 8. Rientro e chiudo con una maglia bassissima, così. Ora con una maglia bassissima entro nel secondo foro di 3 catenelle, così. Faccio una catenella e nuovamente lavoro 8 maglie alte. Una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette e otto. E una maglia bassissima. E ho chiuso così anche il secondo petalo. A maglia bassissima entro nel terzo foro e lavoro una catenella. E ora procedo con 8 maglie alte e una maglia bassissima. Stesso lavoro lo eseguo negli altri due fori. Ho ultimato i 5 petali. Ora abbasso il primo petalo e lavoro 2 catenelle. Qui all'inizio abbiamo saltato 2 punti bassi, quindi ora entro nel primo e lavoro una maglia bassa e faccio 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4. Vado nel secondo petalo ed entro nella prima delle 2 maglie basse che ho saltato del secondo petalo e lavoro la maglia bassa e ho creato così un primo anello. 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4. Vado nel terzo petalo, entro nella prima maglia bassa che ho saltato e lavoro la maglia bassa e ho ottenuto così un secondo foro. 4 catenelle, 2, 3 e 4. Vado nel petalo successivo ed entro nella prima delle 2 maglie basse saltate e lavoro la maglia bassa e ho un nuovo foro. 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4. Abbasso il nuovo petalo ed entro nella prima maglia bassa del petalo successivo e lavoro una maglia bassa. Nuovamente 4 catenelle, 2, 3, 4. Ed ecco che mi ricongiungo con la prima che ho cominciato, quindi entro qui alla base della maglia bassa e faccio una maglia bassissima, così, 1, 2, 3, 4 e 5 fori nuovamente. Quindi ora cominciamo a lavorare in questo secondo strato. Entro nel foro e lavoro una maglia bassissima, così, una catenella, e ora qui lavoriamo 10 maglie alte doppie, quindi mettiamo il filo sull'uncinetto per 2 volte, una, due, tre, quattro, cinque,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 maglie alte doppie, rientro nel foro e chiudo con una maglia bassissima e ho formato così il primo petalo. Quindi ora entro nel secondo foro con una maglia bassissima, lavoro una catenella e nuovamente lavoro le 10 maglie alte doppie e farò lo stesso lavoro anche negli archetti successivi. Quindi 10 maglie alte doppie in ogni archetto. Ho ultimato il secondo strato di petali da 10 maglie alte doppie. Questo è il primo e questo è il secondo. Ora andiamo a fare un terzo strato. Quindi pieghiamo il petalo, lavoriamo 2 catenelle. Nello strato precedente abbiamo lavorato nella prima, mentre ora facciamo la maglia bassa nella seconda, così. Ho fatto solo 2 catenelle perché mi servono per raggiungere il primo punto. E ora faccio nuovamente 4 catenelle, 2, 3 e 4. Abbasso il petalo e vado nella seconda maglia bassa. Nella prima abbiamo realizzato il secondo strato e ora vado nella seconda maglia bassa che ho saltato e lavoro la maglia bassa. In questo modo, vedete, ho formato l'archetto. 1, 2, 3, 4 catenelle. Vado nel petalo successivo. Entro nel secondo punto basso e lavoro un punto basso, così, e ne ho realizzati, vedete, 2, 1, nuovamente 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4. Vado nel petalo successivo ed entro nella seconda maglia bassa, questa qui di sinistra, e ho formato il terzo archetto. 4 catenelle, 1. Vado nella seconda maglia bassa del petalo successivo e lavoro una maglia bassa e ho formato un altro archetto. 4 catenelle, 2, 3 e 4. E ora mi ricongiungo, vedete, con il primo. Quindi entro qui dove ho lavorato la maglia bassa e lavoro una maglia bassissima. Quindi giro e ho nuovamente 1, 2, 3, 4 e 5 archetti. Questi 5 archetti, ora andiamo a lavorare i petali per formare il terzo strato. Entro nell'archetto con una maglia bassissima, una catenella, e ora da 10 maglie alte doppie che abbiamo fatto qui nel secondo, qui ne facciamo 12. Quindi nell'archetto andiamo a lavorare 12 maglie alte doppie. 1, 2, 3,
4, 5, 6. Alla sesta faccio un pippiolino, quindi 3 catenelle e una maglia bassa alla base. E poi riprendo e faccio le altre 6 maglie alte doppie. Una, due, tre, quattro, cinque, sei. Chiudo con una maglia bassissima. E ho fatto il primo petalo. Quindi 6 maglie alte doppie, un pippiolino, 6 maglie alte doppie e ho chiuso con la maglia bassissima. E ora con una maglia bassissima raggiungo il secondo archetto. Così. E nuovamente ricomincio a lavorare lo stesso petalo. Quindi prima faccio una catenella e poi 6 maglie alte doppie, un pippiolino, 6 maglie alte doppie e chiudo con la maglia bassissima. Tiro il filo e ora lo taglio. Poi con un ago da lana andrò a nasconderlo nel lavoro. E il fiore è così ultimato. Quindi vedete, sono 1, 2, 3 strati. Il dietro è così, quindi è più facile anche cucirla oppure incollarla ad una borsa, oppure ad un cappello, oppure anche ad una calamita e usarla come fermatende. Ora potete lasciarla così, oppure o li mettete una perla grande centrale, così, oppure dovete cucire così, così abbellite ancora di più la rosellina. Questa l'ho realizzata con la lana, ma potete tranquillamente utilizzare anche il cotone o dei filati anche sfumati, come preferite. Bene, il progetto è così ultimato. Se vi è piaciuto, iscrivetevi al mio canale YouTube, cliccando anche sulla campanellina. Così ogni volta che realizzerò un progetto riceverete una notifica. Grazie ancora per la compagnia. Al prossimo progetto. Ciao a tutti!